Senta, ma abbiamo letto di Berlusconi, allora tornerete se proprio sarà necessario parlarvi con lui. Ancora adesso non vedo la necessità. Siamo su due fronti diversi, lui era con Monti, ma davanti pure con Monti, non andiamo da soli. E se le amministrative vanno male da soli? No, non penso che andrà male, come fa a andare male? No, la gente sa distinguere. In Lombardia il problema Boni incomincia a diventare pesante o no per voi? Grazie a voi. Sì. I magistrati, cioè oggi vengono fuori ancora queste ipotesi di spartizione tra Lega e PDL. Grazie. Non ci crede? No, una roba del genere almeno sentore l'avrei avuto. No. Una roba organizzata, da messa in piede da un balordo, mi pare. Su Boni lo difenderete a oltranza? Meno oltranza, la magistratura farà quel che deve fare. In Lombardia le opposizioni chiedono le dimissioni di Formigoni. Anche era prima quando l'ho chiesto. Senta, invece si parla di Euroregione, qui dal punto di vista sanitario sta prendendo sempre più corpo, lei reduce proprio da un viaggio in Baviera, è soddisfatto? Sì, ho visto che ci tengono anche loro. Voi oggi rilanciate il tema delle pensioni, non vi piace la riforma che ha fatto il governo Monti? No, noi siamo convinti che dopo 40 anni di contributi uno debba avere il diritto alla pensione, comunque, non è possibile che uno paghi i contributi e poi non gli si dà la pensione, questo è una cosa vergognosa. Quindi raccogliamo le firme adesso e porteremi in aula, diciamo, la legge ancora sulle pensioni. Sì, però è un dato di fatto che i mercati, questo governo... I mercati, si tratta di... Io non penso che sia... Beh, certo Monti è un po' figlio delle banche e dell'Europa, di un'Europa fallita, quella fallita, ci sono vari tipi di Europa, e quindi è bello, ha messo lì per quello, l'hanno pagato anche, hanno fatto senatore a vita per fare il cattivo, quindi, però noi non siamo disposti ad accettare scelte sbagliate, quindi faremo tutto quel che dobbiamo fare. Quindi in Lombardia andrete da solo anche in Lombardia? Adesso ci sono le elezioni amministrative, quello sarà sicuramente un banco di prova. Quindi su Monza non avete ancora deciso? Sì, è già deciso. Andiamo da sole ovunque. All'assemblea vicentina non ha voluto mancare l'ex ministro dell'interno Roberto Maroni. Settimana decisiva per la riforma del lavoro, ma è anche il 19 di marzo una data importante, il decennale della morte di Marco Biagi. A distanza di 10 anni questa riforma si discute se sia ancora attuale. Secondo lei è stata applicata come doveva essere? Non è stata applicata integralmente, ci sono alcune parti che devono ancora essere bene e meglio applicate, tutta la parte che riguarda i contratti che aiutano i giovani a entrare nel mondo del lavoro. Sono stati favoriti, preferiti i contratti atipici rispetto a quelli più a favore dei giovani. È una parte che andrebbe maggiormente sviluppata. E proprio lunedì, 10 anni dalla barbaro assassinio di Marco Biagi, ci sarà un'importante commemorazione alla Camera dei Deputati a cui parteciperò io, e sottolineerò questo aspetto, che prima di pensare a riformare quella legge bisogna applicarla fino in fondo. Si pensa di ridurre molto i contratti? Sì, però è sbagliato pensare di ridurre gli strumenti, bisogna regolarli meglio. Più strumenti ci sono nella cassetta degli attrezzi di chi deve assumere, e meglio è, perché ci sono più opportunità. Bisogna evitare che questa flessibilità si trasformi in precarietà, e questo le parti sociali possono evitarlo con accordi territoriali. Le imprese sono preoccupate per la riforma del lavoro, dicono una maggior parte del peso ricade su di loro. Le piccole e medie imprese sono preoccupate perché prevedono un aumento dei costi. Non si può
riformare il mercato del lavoro facendo pagare il peso, aumentando il costo del lavoro, perché questo significa deprimere le assunzioni invece che favorirle. È un errore che anche noi segnaliamo al governo. Creerà più posti di lavoro questa riforma di cui si sta discutendo? Ma se si parla della riforma dell'articolo 18 significa favorire i licenziamenti. Il governo deve favorire le assunzioni, non i licenziamenti. Sta andando nella direzione sbagliata. Parla di modello tedesco inerente all'articolo 18. Ma a me dei tedeschi piace qualche auto e qualche cosa, noi dobbiamo sviluppare il nostro modello. L'economia padana è un'economia straordinariamente specializzata, speciale, unica. Dobbiamo sviluppare un modello che sia il nostro, non importato dai tedeschi, dai francesi o dagli spagnoli. Ultima domanda, come Presidente della Commissione Sicurezza del Parlamento padano, che misure state adottando da questo punto di vista? Stiamo lavorando sul tema dell'immigrazione. Fra pochi giorni scadranno i permessi di soggiorno temporanei, 20.000 dati ai tunisini arrivati l'anno scorso, e il governo italiano non sta facendo nulla, non se ne sta proprio occupando. Ed è di poche ore fa la notizia della ripresa degli sbarchi a Lampedusa dalla Libia, e anche su questo noi siamo molto preoccupati, perché pensiamo che la filosofia che ha questo governo sia l'esatto contrario di quello che avevamo noi, cioè favorire gli ingressi e non far nulla per contrastarne. Sì, infatti sta pensando di rivedere Schengen anche in questo periodo. Sì, questa è una misura sbagliata, perché Schengen è la libera circolazione all'interno degli Stati. Noi dobbiamo fermare, prevenire gli sbarchi, non occuparcene solo quando sono qua. La proposta di Sarkozy è molto semplice, ma assolutamente negativa per noi. È un problema dell'Italia. Se arrivano gli immigrati in Italia, se ne deve occupare l'Italia e non l'Unione Europea. È la fine dell'Europa. L'Europa deve impegnarsi a prevenire gli sbarchi, come avevamo fatto noi. Di questo ci occupiamo al Parlamento della Padania.